Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti sul canale del Corriere Torino di oggi. Sono Francesca Angeleri, sono la giornalista del Corriere della Sera, il Corriere Torino. Buongiorno, che state arrivando, stiamo aspettando l'ospite di oggi. Io mi avvicino perché aspetto che lui mi faccia la richiesta. Il nostro ospite oggi è personaggio torinese veramente conosciuto su tutto il territorio nazionale, soprattutto dai giovani. Noi stiamo, come avete visto, riportando tantissimo la situazione dei giovani delle scuole. Dice Matteo Saudino, mi dici che ci sei? Aspetta che, ma mi hai chiesto di partecipare? Dunque adesso, aspetto che Matteo mi chieda di partecipare. Matteo Saudino, professore di filosofia. Io non ti vedo, Matteo. Voi lo vedete? Qualcuno mi dia un... Piuttosto provo a invitarti io. Proviamo. No. Aspettate. Una volta quando ero piccola io si diceva è la diretta, siamo in diretta e anche oggi, non so, oh, non trovo, non vedo. Non vedo in realtà il nostro ospite. Non vedo il nostro ospite. Non vedo il nostro ospite e forse qualcuno dovrebbe dirgli, chissà. Dunque, nel frattempo, ah, eccolo! Sono, ciao. Ma tu mi vedevi che ti cercavo disperatamente? Sì, ti vedevo e io cercavo di inviare la richiesta, ma sai, a volte un po' la linea sovraccarica, ci Esatto, impegna ma poi un po'. è il bello della diretta, come dicevano quando eravamo piccoli che guardavamo la televisione, te lo Come ricordi? diceva Pippo Baudo, il Pippo Grande, grande. nazionale, il Pippo nazionale. Che grande! Senti Matteo, allora rifacciamo le presentazioni perché tra l'altro tu mi hai scritto prima, hai una mezz'ora, ma andrà benissimo per noi. Intanto salutiamo tutte le persone che stanno intervenendo. Grazie prof, ti dicono, perché tu sei professore di filosofia, sono 20 anni che insegni, tanto per cominciare, no? 20 anni, per la precisione 22, ops, mi è caduto il tè. Per la precisione 22 anni, perché io mi sono Wow! laureato nel giugno del 2000 e nel Ok. settembre, metà settembre del 2000, ho iniziato una scuola paritaria per un paio di anni, la mia avventura, Avventura. il mio viaggio. Certo. Tra l'altro, appunto, professore di filosofia, tu adesso sei al Gioberti, che Sì. fino a poco tempo fa era in occupazione, adesso non più, però sappiamo che c'è fermento a Torino in questo momento, quindi mai incontro fu più azzeccato del nostro oggi, anche perché andiamo a presentare questo tuo libro che è appena uscito, di cui abbiamo avuto la fortuna di parlare sulle pagine del Corriere Torino un paio di settimane fa. Ribellarsi con filosofia, professor Saudino, sei Assolutamente. stato profetico o lo sentivi nell'aria? Tra l'altro, lo diciamo questa sera, c'è la presentazione al Circolo dei Lettori, quindi chi potrà andare, fortunato chi ti potrà sentire al circolo. Ma Sì, cosa io vi c'era? invito, se riuscite a venire, venite. Allora, è tutto esaurito, ma stanno allestendo la sala a fianco con uno schermo, anche perché il dialogo sarà con Fabio Geda, noto scrittore torinese. Parleremo di filosofia e di ribellione, ma anche di giovani, perché io sono 20 anni. Fabio Geda è una garanzia nello scrivere romanzi con protagonisti giovani. Dunque, se avete piacere, stasera, ore 18, Circolo dei Lettori di Via Bogino.
Non è so una se sono grande. profetico, non so, Francesca, però io tendenzialmente insegno la filosofia un po' come, guarda che coincidenza, che maglia ho, maglia con Kant. Insegno una filosofia che sia sapere coraggioso, abbi il coraggio di pensare un po' da sempre. È il mio modo di approcciarmi alla filosofia. Dico sempre, trasformiamo i filosofi in compagni di viaggio e le filosofe per poter comprendere meglio la realtà. E in questo momento i ragazzi forse si fanno aiutare anche dai pensatori per capire la realtà in cui vivono. Più che altro quello che io ritengo sia veramente bello di questo momento è che loro hanno proprio voglia di capirla questa realtà, no? A questi giovani qui viene sempre tacciato di essere così troppo virtuali, in realtà sono di nuovo insieme, sono di nuovo a combattere per qualcosa in un momento storico molto difficile per loro. E quindi questa è una cosa veramente, veramente che va da sostenere e tu li stai sostenendo tantissimo, Matteo. Ma Quindi, tra l'altro, questo libro è uno strumento, questo libro è anche, ricordiamolo, tu hai avuto questa, intuizione di, fondare il tuo canale su YouTube, Barba Sofia, 21 milioni di visualizzazioni. Sì. Ma è diventato il canale veramente un punto di incontro per tantissime persone. Proprio questa mattina mi ha scritto una ragazza che ieri ha sostenuto un esame di storia dell'Europa, storia moderna, e per tanti motivi ha avuto delle difficoltà. E ho detto, le ultime settimane, full immersion nel tuo canale, grazie anche alle tue lezioni, sono riuscita a prendere 30. Dunque, dallo studente universitario al ragazzo, alla ragazza liceale, anche direi no, pensionato che ha voglia di riscoprire un po' la filosofia. Tornando ai ragazzi, perché mi piace molto quello che hai detto, Francesca. Allora, il protagonismo giovanile non dobbiamo solo invocarlo nei salotti e poi quando c'è giudicarlo no, da un pulpito. I ragazzi stanno facendo le loro battaglie, stanno finalmente cercando uno spazio politico, perché l'altro l'hanno sempre avuto, però spazio politico è uno spazio diverso, c'è cioè uno spazio pubblico, lo spazio per dire ci siamo anche noi, vorremmo questo e quest'altro. Magari sbagliano, però lo sbagliare fa parte della vita, lo sbagliare. E poi dopo chi è che stabilisce che già stanno sbagliando? Cioè evitiamo un atteggiamento di paternalismo, di giudizio veramente no, castrante, soffocante e vediamo. Proviamo ad ascoltarli. Sono adesso stamattina sicuramente a Torino qualche scaramuccio, qualche spintonata di fronte alla sede di Confindustria e sicuramente ci saranno delle polemiche, ma guardiamo nella complessità il movimento. Ragazzi educatissimi hanno fatto occupazioni pulendo le scuole con le mascherine, con Sì. tutte le regole interne che sono date. Io ho fatto tantissime assemblee e tutti mi hanno detto una cosa, Francesca, noi vogliamo partecipare. Partecipare, non siamo più disposti a venire a scuola come degli spettatori. Cioè, guarda che questo è un Certo. segnale importante. Senti, su questa cosa ti volevo chiedere una cosa, su questo tema, no? C'è stata proprio da insider, nel senso che il tema della maturità, su cui loro a un certo punto si sono alzati e hanno detto, ragioniamo su questo, noi non faremo la maturità, non ce lo dovete far fare la maturità classica, no? Come lo vedi questo tema, questa... Ma allora, io avrei per quest'anno ancora sospeso l'esame di Stato, o meglio, lo avrei fatto ridotto come nei 2 anni precedenti, con una tesina multidisciplinare, poi con delle domande della Commissione, a partire magari da testi di italiano, e c'era come seconda prova in realtà un elaborato che preparavi a casa, dunque un elaborato tesina. Sarei rimasto così perché questi ragazzi di fatto sono i ragazzi che in terza hanno vissuto l'anno pesante della pandemia, l'anno del lockdown. Dunque sarebbe stato opportuno, sarebbe stata una manifestazione di sensibilità da parte del ministro Bianchi rinviare al prossimo anno. Ma rinviando al prossimo anno,
mettendo poi in discussione questa maturità comunque, quella dei due scritti, dei tre scritti, dell'orale frontale, cioè cercare di capire se c'è anche un'alternativa, non per studiare di meno. Per me, ad esempio, gli scritti sono importanti, ma facciamoli pure, li prepariamo. Come si fanno gli scritti? Insegniamo i ragazzi e ragazze a scrivere, a leggere i documenti. Alcuni insegnanti sì, molti insegnanti sì, non giudico, ma forse molti insegnanti no, o alcuni insegnanti no. Cioè, cerchiamo anche di capire se oggi quel tipo di maturità, il rito, ma i riti si cambiano anche, altrimenti saremmo rimasti al codice Hammurabi, no? I riti si cambiano, cerchiamo di capire se il rito della maturità è ancora così indispensabile, uno, e se utile quello che facciamo, se è formativo quello che facciamo. Una precisazione solo ancora, Francesca: il secondo scritto non è a livello nazionale, lo decidono i singoli consigli di classe, dunque è già un andare incontro del ministro Bianchi, però appunto poi per evitare anche questo andare incontro non in maniera omogenea, perché ci saranno delle scuole in cui il secondo scritto sarà fatto in maniera più dura, più rigida, perché c'erano consigli di classe, insegnanti magari di un certo tipo, e altre scuole in cui la seconda prova scritta, la traccia, sarà molto più facile. Cioè viene anche meno l'omogeneità, l'uniformità dell'esame di Stato, che è la funzione dell'esame di Stato, uguale per tutti. Anche lì, vedi, stiamo mettendo in discussione quella modalità. Però non facciamo delle cose in fretta. Dunque, questa è una richiesta giusta, ricordiamo che però non è la prima richiesta che fanno, perché la prima è l'alternanza scuola-lavoro e poi basta, basta, taglia la scuola e vogliono degli investimenti per laboratori e edifici più vivibili. Professore, tu dicevi, io sono un professore ma sono un educatore, no? E in questo libro da educatore la cosa che mi ha colpito è che la domanda, cioè l'affermazione su cui ruota intorno, su cui ruota intorno tutto lo scritto del tuo libro è: mi ribello, quindi sono. Cos'è la filosofia ribelle, no? Che è un po' il contenuto... Sì. Che vuoi far passare ai tuoi studenti, ma ai tuoi lettori, ecco. Sì, sì, guarda, la filosofia ribelle è la filosofia che ha il coraggio di andare un po', parafrasando Schopenhauer, il velo di Maya, l'apparenza. La filosofia ribelle è quella che ha voglia di pensare, avere il coraggio di pensare, e pensare vuol dire pensare in maniera critica, vuol dire decostruire la realtà per poi ricomporla, ricostruirla. La filosofia del martello di Nietzsche ci serve, il martello per decostruire la realtà e poi ricostruirla come se fossero tanti pezzi di Lego, ma nel ricostruire c'è la gioia liberatoria della creatività. Noi abbiamo bisogno, ad esempio a scuola, ma anche nella società in cui noi viviamo, cioè negli altri ambiti della società, di creatività, di protagonismo, di metterci in gioco, non spettatori con un account sulle varie piattaforme televisive o sui vari social. Non basta questo per dare un senso alla vita. Dunque, per dare un senso alla vita c'è bisogno di polemos, no? Della polemica che è sana, polemica con gli insegnanti, polemica con i genitori, polemica con la politica, polemica sociale, nel rispetto della dignità, della nostra Costituzione, nella reciprocità dei diritti. Questo lo do per scontato, anche se non lo è, ma viva Dio, serve che cosa? Ritornare anche alla fertilità dello scontro. Dove non c'è dialettica, dove non c'è fertilità, dibattito, scontro, si crea quell'unanimismo che uccide il pensiero. Allora cosa ho fatto? Ho preso 10 filosofi e filosofe e ho raccontato il loro essere anticonformisti, ma non di maniera faccio l'anticonformista per fare l'anticonformista e dunque sei di fatto un conformista. Ma certo. No, 10 pensatori ribelli, da Anassimandro a Marx, poi Cipazze, Epicuro, Pascal, Étienne de la Boissie, tutta una serie di autori, ma Spinoza, moderato di indole, di carattere, ma al contempo, non rivoluzionario nel pensiero. Qualcuno mi ha detto: viva Dio, sono impazzito. Ma no, dai, era un'espressione partecipata e calorosa. Qualcuno qua? Sì, sono in tanti, salutano, eccetera. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti, ragazzi.
Senti, poi andiamo un po' nello specifico di questi filosofi e filosofe, che in tutto sono 10, no? Però volevo agganciarmi a una cosa che hai detto poco fa, rispetto alla polemica, al dialogo, al dibattito. Hai detto che bisogna ritornare, no? Quando è che ci siamo persi? Quando è che a un certo punto abbiamo perso il piacere della dialettica, dello scontro e dello scambio, quindi? Allora, è una bella domanda. Sicuramente io direi che le scuole filosofiche nell'antichità erano luoghi di polemica, ma non partiamo lì, andiamo alla nostra, cioè alla nostra contemporaneità. Ma io direi che dopo il 2000, fine anni 90, primi 2000, qualcosa è cambiato. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola sempre più si è portata nella direzione di essere un'azienda o nell'essere anche una sorta di non comunità educante, ma di comunità parcheggiante, cioè stiamo lì buoni, bravi e consumiamo degli yes man, yes boy, yes girl a scuola, sempre dire di sì, mentre negli anni comunque 60 si è rotto un po' quella scuola del padre padrone. Anni 70, fine anni 60, 70, una scuola anche molto no, ribelle, creativa, con i pro e i contro, ma c'era fertilità. Gli anni 80, un po' anni di conformismo, anni 90 si è tornati alla dialettica, pensa alla stagione dei movimenti, ma quelli della pace, ma quelli, i vari movimenti Beh, c'era sociali, la guerra nel Golfo, la c'era guerra del tutta. golf, l'underground musicale, pensa solo alla nostra città di Torino e poi il tema della globalizzazione, nomi Klein, no logo, il G8, l'idea dei beni comuni, l'idea della terra come bene, no, da non mercificare. E oggi cos'è accaduto? È accaduto, si sta realizzando quello che Marx, un autore che ho trattato, chiama la messa in vendita di ogni cosa del mondo, la messa a merce di ogni cosa. Se noi però mettiamo a merce anche l'istruzione, anche la scuola, così come l'ambiente, la salute, con noi arriviamo a togliere valore all'essere umano. Marx dice: più noi diamo un valore monetario, utilitaristico, di merce alle cose del mondo, più lo toglieremo agli esseri umani. Ragionamento che tra l'altro fa già anche il vecchio Spinoza nel momento in cui dice: non serve l'io per costruire una comunità, serve lavorare sul noi. Con noi abbiamo lavorato sull'io, io, la scuola serve a te, per il tuo lavoro, la tua formazione, per te, e tutti gli spazi del noi, l'associazione, il collettivo, la dimensione sportiva, svuotati, se non La nella logica, comunità, la se non comunità. nella logica del consumo. Ci troviamo per un aperitivo e consumiamo, prepariamo il calcetto, ok, ci diamo il nostro abbonamento, mangiamo e via, tutto molto rapido, tutto di consumo, ma noi, se siamo solo abituati, allenati a consumare, perdiamo la dimensione politica, che è quella che la sfida, ad esempio, della pandemia ci sta richiedendo, o che la sfida a poche migliaia di chilometri, Ucraina, Russia, Stati Uniti, ci sta richiedendo, ma vogliamo avere una testa pensante che ci porti a dire: ma tutti questi soldi per queste esercitazioni, tutti questi soldi per queste armi, sono tutti soldi, risorse, ricchezze tolte all'ambiente, l'ecologia, l'inclusione, l'empowerment femminile in quelle aree, sono tutti soldi tolti di fatto alla dimensione sociale, dalla scuola ovviamente alla cultura. Noi abbiamo bisogno di riprendere un po' in mano il destino della storia. Francesca. Quindi a me sembra che anche queste occupazioni, questi movimenti giovanili, a partire da, insomma, comunque anche negli anni passati, noi facciamo finta che sia stato tanto tempo fa, ma Greta con i Fridays era ieri, no? Quindi mi sembra che la dimensione politica di questa protesta giovanile oggi, alla luce del fatto che loro sono completamente, loro e noi, ovviamente, completamente inglobati, no? In questo mondo virtuale parallelo, abbia, come dire, un valore politico ancora più ampio, Certo, no? e loro Ancora lo più stanno potente. mettendo in crisi. Ti ricordi alcuni film della nostra, anche io sono più vecchio di te probabilmente, però degli Non anni ti dirò la 80. verità. No, ma infatti non te l'ho chiesto, Ah, ma il mitico Videodrome di Cronenberg, dove a un certo punto il protagonista deve arrivare a rompere la televisione perché ormai la televisione era più della realtà. Questo movimento
intorno anche alla Greta Thunberg, per semplificare, il Friday for Future, però vuole rompere una bolla dentro cui, no, tutto sembra doversi realizzare, dentro questa grande finzione, torno a dire, dentro questa messa in vendita del mondo. Questo movimento, molto anche pulito, ma pulito non è un aggettivo paternalistico, bravi, puliti, invece gli altri sono brutti, sporchi, cattivi, ma questo è un aspetto da notare, di ragazzi che ci mettono il volto, ci mettono le loro idee e stanno dicendo così però. Non si può andare avanti. Che cosa lasciamo? Guardate che i signori che mostrano i muscoli della guerra adesso sono generazioni vecchi, perché Biden è vecchio, ce lo possiamo dire, Vecchio, oddio, ma oltre anche 80 Putin anni. è E comunque Putin è vecchio e sta sì, e anche modificando la Draghi è un po' Costituzione. vecchio, diciamocelo, Sì, e tutti Trump vecchi. è vecchio, ma lo stesso Boris Johnson va bene, cioè stiamo parlando, ma Draghi, che lui che lo dice vorrei fare il nonnetto. Allora, personaggi diversi, però parliamo ancora una volta di uomini, uomini, innanzitutto, con della Merkel più che mai, uomini di una, vecchietti, che però gestiscono le sorti del pianeta lasciando le briciole agli È altri. vero, è vero. Non le Senti, tra... briciole, Musk, i Bezos, che sono gli altri potenti, perché a fianco ai potenti della politica sono i grandi potenti della Terra. Io nel libro racconto di quei famosi 8 uomini che possiedono come 3 miliardi e oltre di persone. Non è mai accaduto nella storia. Di queste cose ne dobbiamo parlare. Ne sì. dobbiamo parlare. E la pandemia ha accresciuto le disuguaglianze sociali e la scuola non riesce a diminuire la forbice. Una scuola in cui il figlio del notaio fa il notaio, Francesca, il figlio dell'avvocato fa l'avvocato e il figlio dell'operaio, dell'imbianchino, decoratore, va bene, continuerà il mestiere del padre. Non funziona, a meno che non sia veramente voluto, non ha avuto i mezzi, l'opportunità. Cioè, abbiamo un problema di carenza di mobilità sociale. Dunque Non c'è l'ascensore sociale, è una completamente scuola scomparso. ingessata. Senti, è una scuola, ma è anche una società ingessata a cui questo libro può dare una mano, nel senso che tu nella nostra intervista hai detto, per me la filosofia è come una cassetta degli attrezzi, no? Ogni filosofo può essere un attrezzo diverso che noi, che i ragazzi, in questo caso perché il focus è principalmente su di loro, ma non solo, possiamo utilizzare per la nostra libertà di pensiero, per la nostra vita, per avere... Tu dicevi cosa può salvare la scuola? È la meraviglia, no? A che cosa può servire leggere l'esperienza di Marx, l'esperienza di Kant? Come si può mettere a frutto questa cosa nella concretezza? Guarda, io ho costruito il libro con, tu dicevo, 10 atti di ribellione, dicendo allora, mi ribello ergo sum. E quei 10 atti di ribellione vanno a produrre 10 fiori di un giardino meraviglioso che va però poi curato. Mi piace molto l'immagine del giardiniere, il filosofo giardiniere, l'insegnante giardiniere, il papà giardiniere, ma noi stessi giardinieri di noi stessi. Dobbiamo prenderci cura di noi, per essere artefici del nostro destino. E che io penso che questo libro possa darci, no, alcuni strumenti per essere protagonisti della nostra vita. Ti faccio un esempio, neanche farlo apposta. Il terzo autore è Epicuro, il quale si ammala, probabilmente ha un tumore, una vescica, ha dei dolori insopportabili. Ci sono molti modi in cui è narrata la sua morte, ma ce n'è una che io poi presento, che è quella del bere vino, immersi nel vino sino a morire, che diventa l'emblema della dolce morte, l'eutanasia, tema di queste settimane. Epicuro pensa che il suo morire sia un atto di ribellione rispetto a una non vita, perché Certo. vivere ad ogni costo per Epicuro non è vivere. Dunque il tema della libertà di scelta, il tema dello scegliere anche di non vivere nel dolore, ma per dare dignità alla vita. Io costruisco un dialogo con una sua allieva e amica. Il tema, no, del scegliere di non vivere come atto di libertà è oggi, ad esempio, attualissimo. Pensa che tutti noi, quando possiamo intendere e volere, abbiamo la possibilità,
sperando di non esercitarla mai, no? Di suicidarci, no? Choran dice: sono vivo perché so che posso sempre togliermi la vita. E il Sartre dice appunto: l'unica libertà che abbiamo, appunto, autentica, è quella del suicidio. Sono perdere gli esistenzialisti, veniamo noi. Noi abbiamo la possibilità di suicidarsi, ma una persona che non è più capace con il suo corpo di muoversi non può accedere a quella forma estrema di libertà. Ma che atto di violenza è questo? Discutiamone, come Terribile. dico, e parliamo. Poi si può essere pro o contro, ma parliamone. Un autore è questo. L'altra autrice, ad esempio, Olympe de Gouges, questa donna che... figlia di un macellaio che probabilmente non era in realtà suo padre, perché la mamma aveva avuto un amante, l'amore della sua vita, che era un poeta. La madre poi però vuole che la figlia, per evitare le povertà che ha avuto, si sposi in fretta, la dà a 16 anni in sposa. Lei non voleva. Suo marito muore giovane, dopo 2 anni. Allora lei prova a rifarsi una vita e ha un amante con la quale però non giunge a sposarsi. Allora dice basta, prende coraggio, va a Parigi. E a Parigi incontra il circo letterario, comincia a studiare, comincia a formarsi arte del destino, i circoli abolizionisti della schiavitù, scrive delle opere teatrali, comincia a lottare per i diritti dei lavoratori del teatro, sino a un certo punto scopre la Rivoluzione francese, prende la carta dei diritti dell'uomo e cancella uomo e mette donne. E il suo grido è: cari uomini, cari non lo so, ci siamo anche noi donne. La porta anche questa dichiarazione della regina Maria Antonietta, va bene, e c'è una grandissima polemica perché gli stessi industriali francesi non vogliono aprirsi a quella prospettiva. Dunque le mette insieme i diritti di genere, i diritti del lavoro, i diritti degli schiavi e verrà ghigliottinata. Gli stessi industriali francesi, come se lei fosse arrivata in anticipo rispetto ai tempi, ma vuole essere ghigliottinata perché? Perché le donne non venivano ghigliottinate perché non veniva riconosciuto alle donne lo status di ribelli politiche, di soggetti Pensate. politici. Lei riesce a farsi condannare, riesce. Lei non chiede scusa, non rinuncia alla sua battaglia e pertanto viene portata al processo, condannata a morte e ghigliottinata. Mi viene da dire, Francesca, che la sua testa che rotola è un atto politico ribelle che ha permesso anche oggi a te, Francesca, e a tante altre donne nel mondo di andare, anche se ancora troppa fatica, a ricoprire ruoli che un tempo erano solo dei maschi. E lei voleva fare politica. Lei voleva fare politica nella Rivoluzione francese e ha pagato tutto ciò appunto con la decapitazione. Questo è un altro insegnamento che dal libro può Bellissimo. emergere. Ragazze, più che mai artefici del vostro destino. Certo. Studiate, studiate ragazze, anche i ragazzi, ma ancor più voi ragazze, perché nel mondo le ragazze che non hanno studiato hanno molte meno opportunità nel mondo del lavoro, perché funziona così. Il mondo dei lavori femminili è ancora più chiuso. E infatti, se ci pensi, la prima cosa che è accaduta, poi non è accaduta solo lì, però quest'estate, prima cosa, Afghanistan e le donne via delle scuole. Brava. E l'altro dato inquietante, soprattutto tra l'altro nel nostro sud Italia, perché mi permetto di dire, quando parliamo di Italia, non dimentichiamoci mai che dalla scuola ai servizi non esiste l'Italia, ma le tante Italie. E io che la scuola conosco bene, vi assicuro che un liceo di Torino non è un liceo di Foggia, che un liceo di Reggio Emilia, la scuola di Reggio Emilia non è una scuola di Caltanissetta, va bene, ma per servizi, strutture, va bene, possibilità, ok? Detto questo, andiamo in Afghanistan e poi veniamo da noi. Nei 2 anni di pandemia, soprattutto le donne hanno perso il lavoro e addirittura nel sud Bravo. Italia siamo tornati a una donna su tre che lavora, meno addirittura di una donna su tre. Capisci che meno di una donna su tre è una cifra veramente inaccettabile. Mostruosa, mostruosa. Grazie Matteo, di dire queste cose, perché soprattutto di dirle senza averle neanche concordate prima, perché Vero, le no, è vero, vero, no, vero, vero. è vero. Perché comunque è veramente importante, no? Che siamo uniti nella visione delle cose, anche nelle battaglie che ognuno di noi può fare nel proprio ruolo. E quello che mi viene da chiederti è anche, poi io lo so che tu devi andare, quindi ti prendo veramente solo pochi Sì, e minuti. se dovete andare a prendere la mia figlia Atena all'asilo, dunque Atena, devo fare il esatto, padre. bravo, il padre è. Non il mammo, che sono E due non cose il no, diverse. infatti Il il padre. padre, il padre. No, è ancora una passione grande per te la scuola.
Veramente, vedi perché mi piace sempre non concordare nulla, perché poi nascono queste domande belle che mi fanno crescere, perché la filosofia, e lo dico proprio nell'introduzione, è domanda, ci fa crescere, ci fa venire dei dubbi. Io i dubbi li ho avuti negli ultimi anni in seguito all'attività di scrittore, divulgatore, conferenziere, se magari prendere una pausa dalla scuola e non riesco, magari un domani prendo un part-time, ma non Sì, perché tu riesco. potresti farlo, lo possiamo dire, Potrei molto. farlo, ma perché? Perché è una passione troppo grande. Io amo andare in classe e con i miei ragazzi, con i miei ragazzi studenti, iniziare questo bellissimo viaggio della filosofia, poi anche ovviamente della storia, se parliamo di filosofia, e dunque cavalcare questi millenni di pensiero sempre in quell'ottica lì, del coraggio di pensare, del pensiero ribelle. Abbi il coraggio di non essere più servo, ci dice Étienne de la Boissy, e ti ritroverai libero. Noi purtroppo abbiamo una propensione a servire per abitudine, per paura, ci si tende la Boissy, e Kant, l'autore che ho trattato anche, ci ricorda: a volte siamo pigri, ma speriamo che altri pensino per noi, affidiamo ad altri l'attività di pensiero. No, l'attività del pensiero è troppo bella per lasciarla ad altri. Dunque, abbi il coraggio di pensare. E lui ha avuto talmente il coraggio di pensare, Immanuel Kant, che oggi, ce l'ho qua dietro, quel libello per la pace perpetua, e dovrebbero rileggerlo i leader della Terra. Dovrebbero, perché la guerra è decisa da pochi, combattuta da molti, da troppi, ma sicuramente subita da tutti. E Pagata da questo è tutti. oggi è inaccettabile. Grazie Matteo, ma il tuo filosofo del cuore, quello che proprio... Uso sempre un terzetto, che sono Spinoza, Marx e Nietzsche, poi ne devo scegliere uno, forse scelgo Spinoza, il quale ci ricorda che la felicità è trovare l'armonia tra noi e la natura, trovare il nostro posto. La gioia, la felicità, no? Hanno a che fare con l'equilibrio e l'armonia della nostra natura con la natura. Dunque, banalmente, se la tua natura non è quella dello scrivere, del cantare, mai li troverai la fissa. Dunque, innanzitutto, da trovare ciò che ci porta nell'equilibrio. Ma oggi la domanda è: nella società della performance, della performante, della precarietà, nella società dell'ultravelocità, è possibile questa armonia? Difficile. Impossibile no, Difficile. ma molto difficile. Grazie per Grazie la Matteo bellissima chiacchierata. Saudino. Grazie, grazie a Vediamo. tutti. A presto. Torna a trovarci, però. Dai, Rilanciamo. organizziamo ben volentieri. Adesso comincio un po' un tour in tutta Italia. Stasera sono qui, Rivederti con filosofia. andrò a Bologna, poi scenderò a Roma, Napoli e poi anche altri paesini, Savona, paese città, Certo. Imperia, Novara. Seguitemi su Instagram e ci vediamo dal vivo. Ciao E via, Francesca. un bacio, ciao a tutti, grazie mille, ciao. Ciao.